veramente penso che abbiamo toccato il fondo. Vorrei rispondere a un grande albergatore che qualche settimana fa su Facebook diceva che abbiamo la gente più cattiva negli ultimi anni ad Ischia, ed è vero. Però vorrei ricordare a questo albergatore che l'abbiamo voluto noi, perché negli anni 60 Ischia era, secondo me, più importante di Capri, perché avevamo albergatori non isolani, professionalità non isolana. Noi eravamo pescatori e contadini, abbiamo imparato da loro, chi ha voluto imparare. Poi negli anni 80 è venuto il capriccio all'isolano di comprare gli alberghi. Dice: perché facciamo venire la gente da fuori? Comprando gli alberghi, portandolo a un livello scadente, facendo venire a Ischia gente per 20-30 euro pensione completa, lei può immaginare che gente arriva ad Ischia. Ma adesso vorrei una spiegazione logica. Che differenza c'è tra Ischia e Capri? Noi siamo una grande isola, abbiamo mare, terme e montagne. Ischia e Capri a livello politico negli anni è stata amministrata molto molto bene. E la politica a Ischia non si sa fare. L'ultima amministrazione, quella attuale, non voglio dare tante colpe perché ha fatto tante cose buone, è inutile negare l'evidenza, ma a livello di organizzazione e di controlli fa schifo. Io l'altro ieri, e tengo tutto filmato, da Corso Vittorio Colonna per arrivare al Daitou dalle 17.32 sono arrivato alle 18.08 dietro due pattuglie di vigilini che facevano quelle passeggiate romantiche. Che cosa hanno da controllare il pomeriggio se la gente è tutta a mare? Quindi significa che non viene, facciano un tavolo, forze politiche, forze di re, creino veramente un ordine, perché noi stiamo impazzendo. Queste liste di bambini, ragazzi, 18 anni, 18, centinaia, divertano tutto, perché non telefonano le forze politiche e le fanno venire? Che devo essere sempre io del Daitou. Allora qualche cosa non va, ma è possibile che da mezzanotte alle 7 di mattina non si vede un qualche cosa di controllo? La mattina vado a fare colazione al bar degli amici, devastato da bambini, zuccherieri a mare, e non pagano, hanno paura, i titolari hanno paura di questa gente. Possiamo vivere nel terrore questi 2-3 mesi? È meglio che viene il Covid e ci chiudono tutti, perché perlomeno avremo una certa tranquillità. Ma non è possibile organizzare un ordine notturno, non dico ogni 10 minuti, ma nei posti strategici mettere qualcuno. Da mezzanotte alle 6 di mattina non si vede nessuno, che mi vengono a dire che fanno i controlli, passano, non è vero. È inutile che passa una pattuglia e poi fa il giro e se ne va. Quando vedo 200-300 bambini e non gli chiede ai genitori di farli venire e controllare tutto. È una presa in giro. E adesso basta, sto cercando 30-40 amici che la pensano come me per creare un comitato, perché Ischia è finita. Colpa degli albergatori che hanno pensato di fare i soldi con questa gente. Ischia non ha bisogno di questo accattonaggio. Preferisco pane e pomodoro e non vedere questa gente. Ischia è sempre stata un'isola turistica, ovviamente a partire dagli anni 50 in poi, perché prima ce lo siamo detto e ce lo siamo raccontato. Però ha sempre avuto sul suo territorio turisti nobili, turisti meno nobili, ha sempre avuto ricchi imprenditori, operai. E le proporzioni erano al 50-50, adesso siamo al 90-10%. Lei dice 90% cattiva e il 10% buona, che la perderemo se andiamo avanti ancora così. Ma lei quando è che c'è stato secondo lei questa inversione? Gli ultimi 10 anni, quando si permettono grandi alberghi che hanno 300 persone dentro un costo giornaliero di 29 euro compresa pensione completa, puoi mettere solo questa gente qui dentro, perché non è possibile. Si mette solo, poi ci buone vacanze, lasciamo stare, mi innervosisco che non riesco neanche a trovare le parole.